corso di laurea triennale in viticoltura e enologia dà diritto al titolo di enologo ed è l'unico corso del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari a dare questo tipo di opportunità. Il corso si svolge per il primo anno a Grugliasco, dove gli studenti seguono le materie di base, mentre le materie professionalizzanti della filiera viticola e della filiera enologica si svolgono ad Alba, presso la sede distaccata che è inserita in un contesto vitivinicolo e che già offre la possibilità agli studenti di vivere la vita universitaria in un ambiente lavorativo. La prerogativa di questo corso è quello di offrire agli studenti la possibilità di svolgere alcuni CFU presso le aziende e quindi inserirsi già nel mondo lavorativo, e questo abbiamo visto che è già una porta per il mercato del lavoro. La laurea magistrale in scienze viticole ed enologiche è un corso di laurea internazionale e interateneo, in quanto rilascia un titolo congiunto tra le università di Torino, Milano, Foggia, Palermo e Sassari, e fa parte di un consorzio internazionale, il consorzio di viticoltura e enologia, tra le sedi italiane, una sede tedesca, francese, portoghese e spagnola. Il corso si sviluppa in due anni, primo anno ad Asti, presso la sede di Asti, studi superiori. C'è la possibilità di scegliere tra due curricula, uno cosiddetto tradizionale in lingua italiana e uno internazionale in lingua inglese, anche per attirare eventuali studenti stranieri. E per il secondo anno gli studenti scelgono la sede in cui completare i rimanenti 60 crediti e la tesi sperimentale in uno o più delle sedi italiane oppure in una delle sedi del master europeo, e in questo modo acquisiscono il doppio diploma, il diploma della sede straniera e la laurea magistrale italiana. L'attività professionale dei laureati in scienze viticole e enologiche riguarda la direzione di aziende vitivinicole e di aziende produttrici di uva da tavola, e ovviamente possono proseguire nell'insegnamento o nel dottorato di ricerca a livello universitario.